Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Pokémon, gioco di carte collezionabili online. Abbiamo trovato un'alchimia perfetta perché questo gioco strapiace a voi e strapiace anche a me. Infatti io mi ci so leggermente flippato, ma questo è un altro discorso. Comunque, che cosa faremo oggi? Come in ogni video di Pokémon, partita online e pack opening finale. Non vi azzardate a zompare la partita perché vi taglio i maroni. Comunque, allora andiamo su sfida al giocatore. Per l'evento di Halloween è stato attivato un obiettivo speciale con un premio speciale, ovvero dobbiamo sconfiggere 40 Pokémon avversari con i tipi buio. Io purtroppo, non avendo un mazzo tematico buio, ho dovuto acquistarlo e ho acquistato Carica Fatale, che tra i mazzi acquistabili è il più forte, tra virgolette. Vi dico in anticipo, raga, che non è forte come Bagliore Artico e... però bene o male c'è Iveltal che non è affatto malvagio. Comunque qua sotto ci sono gli obiettivi che fra un giorno e 32 minuti vengono resettati e quindi cambiano, vi vengono dati altri premi. Ovviamente vengono resettati anche i vostri punti, ma è logico. Allora premiamo gioca e partiamo con il matchmaking e la prima partita. Io mi metto le cuffie solo da un lato perché sennò divento sordo. Ah, perfetto, lui c'ha il mazzo uguale al nostro per il semplice motivo che ora stanno tutti cercando di completare quell'evento. Premiamo croce. Perfetto, bucio di culo. Iniziamo primi o secondi, raga? Voglio iniziare primo. Per la prima volta in assoluto inizio per primo. Sarebbe andata meglio se non l'avessi fatto, ma va bene. Allora, mettiamo Zorua. Coraccio Zorua, incontro la morte in questo modo. E lui ha messo Sandile. Dunque, allora, vediamo se riusciamo a... Dai testa, ti prego. Vai e vai e vai. Dammi qualche carta buona. Meno male, che carta buona, ma è la merda. Però è buono perché possiamo caricare Timbur, che poi facciamo evolvere in Gurdur, che ha Marte il pugno. E non è male, non è male, per niente. Qui nel frattempo, raga, vediamo subito Crocodile che fa la sua comparsa, ma probabilmente non entrerà mai in campo. Ah, voi direte, vabbè, tu, ma se fai le uccisioni con i Pokémon di tipo terra, valgono uguale? No, perché se non avete, cioè se non fate le uccisioni, chiamiamole così, o se non uccidete Pokémon avversari con i tipi buio, non vi vengono contate le uccisioni per l'obiettivo. Mi dispiace, purtroppo io per adesso miro a vincere. Doing the Darkness Special Quest. Cos'è? Ah, lui la debolezza per due! E quando entra questo che facciamo? I cazzuti, sciafi, botte e maccato. Ah, però è debole anche lui. No, non c'entra niente perché lui è buio. Dai, puzza shit croce. Yeah, fatto bene. 20. Sgranocchio, va fatto bene, ma anche mi vuole scartare l'energia che non ce l'ho. Allora, non diamo l'energia. Non gliela diamo perché non facciamo vedere che abbiamo l'evoluzione. Così almeno lui non si preoccupa, capito, a buttarmeli giù. Fine turno, vai, tocca a te. Dai, dagli in alto e fammi attacco la 60, su, per favore, dai. Così almeno povero Zoru ha fatto solo da capro espiatorio. Bravo, bravissimo. Vai, pescale tutte le carte. Due. Cioè, dai, che bucio di culo. Questo è capitato, due Iveltal, ragazzi. Cioè, bucio di culo. Vai, oddio, stavo per sbagliare a preme. Eccoci qui. Allora, evolviti. Perfetto, energia buio a te. E vai con Marte il pugno. Ti tolgo 120 perché lui ha la debolezza. Oh, peccato, non è una carta fondamentale. Era Rhyhorn. Carta premio, questa. Buonissima, buonissima. Chi mi metti? Diglett. Anche lui adesso sta cercando di prendere tempo. Però questo uomo c'ha gli Iveltal e c'ha pure la resistenza. Porca troia. Vai. Te lo ammazzo. Perfetto. Gli è andata a puttane la carta che gli fa pescare tre carte. E abbiamo anche la carta stadio, ma non ha senso perché anche lui ha i mostri buio. Raga, lo sta caricando a palla.
Potrebbe essere forse la causa della nostra sconfitta. Però io comunque adesso gli faccio un'altra volta Marte il pugno. Iniziamo a farci largo. Un altro Rayon. Spray evolutivo. Potrebbe essere utile per lui lo spray. Perché non gli ho segnato l'energia? Allora, lui mi toglie 100. E croce, fatti in culo, così lui il prossimo turno non può attaccare. Però io non ho pronto lui. Oddio, volendo potrebbe anche essere pronto, dai, vediamo. Sì, dai, è pronto, è pronto. Vai con questo. Non ho... Ah, cazzo. Ah, no, no, no. Ok, a posto. No, no, già mi stavo lamentando perché. Allora, vai, spray evolutivo. Dov'è? Crocodile. Perfetto. Vai, evolviti. Dovrebbe essere un'evoluzione speciale. Quindi potrei mettere Crocoroc. No, non lo posso mettere. Allora, facciamo sgranocchio. Magari ci uscisse testa, regà. Se ci esce testa, riusciamo a scartare un'energia che gli è stata assegnata. E vai! Perfetto. Addio l'energia buio. Tanto lui il prossimo turno non può attaccare e io gli piazzo in campo lui. Allora, attiviamo questa lettera del professor Oak. Prendiamo due carte buio, che ci servono assolutamente. Allora. Sì, vai, entra in campo tu. Diamogli l'energia. Posso fare tormento, ma lui dopo mi toglie 100. Questa è una bella rottura di cazzo. Allora, vediamo un po' se magari ci uscisse testa. Lui non può uscire. Ok, perfetto. Non può usare le carte aiuto nel prossimo turno. Però può attaccare. Mi toglie 100, regà. Però io gli tolgo 80 al prossimo giro. Quindi io lo uccido, lui non mi uccide. In teoria. Spray evolutivo? Che cazzo evolve? Ah, Inkai. Melmar. No, Malamar. Per me è Melmar, non so per quale cazzo di motivo. Melmar. 100. Va bene. Testa. Quindi il prossimo turno lui potrebbe riattaccare. Allora, tappiamo i danni. Cerchiamo un po' di mettere i tamponi. Quindi lui adesso ha 70. Allora, possiamo dare un'energia. La diamo... Quale gli diamo? Gli diamo questa, sì, tanto è uguale. Vediamo un po' se è uguale. Sì, è uguale. E poi attiviamo questa qui che praticamente mi fa mettere le carte nel mazzo. Sì, lo so che ne pesco di meno. Però comunque sono inutili. Peschiamo quattro carte. No bad, no bad. Vabbè, non importa, vai. Ti tolgo 80. Ci vediamo alla prossima, bello mio. Ciao ciao. Perché ha messo Malamar? Crocoroc! Madonna. Peccato che di Crocodile ce ne sia uno solo nel mazzo. Quindi, porca puttana, sta caricando l'altro Yveltal. Però io se gli tolgo 80... No, no, devo stare molto attento, raga. Dunque, ragioniamo un attimo. Se io adesso gli do. Allora, intanto usiamo questa. Pozzo Shishi testa. Perfetto! Vediamo se abbiamo noi Yveltal. Eccolo qui. Prendiamo il nostro Yveltal. Però non ho le energie buio da dargli. E questo è un bel problema. Mettiamola qui. Vabbè, intanto. Comunque. Allora, se io gli faccio 80, lui mi mette in campo questo. Dopodiché, il prossimo turno me lo sgozza subito. Allora, io uso tormento. Così, dobbiamo ragionare un pochettino da tattici, regà. Anche se questa partita la vedo molto, molto a merda. Perché quello poi mi toglie 100 a botta. Mi toglie 30. Ok, intanto non può giocare gli aiuti il prossimo turno. Perfetto. Però regà, ci manca una carta premio. Siamo fottuti. Ecco qua, appunto. Siamo fottuti. Porca puttana, porca puttana.
Questa è una grossa perdita, ragazzi miei. Questa è una grossa perdita. Energia buio. Cominciamo a dargliene qualcuna. Vai. Mo mi ritoglie 100 un'altra volta. Raga, questo mi sa tanto che... A meno che non mi capitano tre energie nello stesso turno. Cioè, no, nello stesso turno, nel senso... Non ha fatto l'attacco. Da 100. Vai, peschiamo tre carte. Vai! E vai! Passiamo il turno, raga. Prossimo giro, mettiamo il nostro Yveltal in campo. Però lui toglie 100 a me. No, in teoria dovrei togliere 100 prima io a lui. In teoria. Lui sta caricando il suo Sandile. Dovrebbe essere morto, sì. Perfetto. Pesca la tua carta premio. Però non sai qual è il problema, raga? Sapete qual è? Che non mi devo uscire... Allora, lui deve lanciare la monetina. Ah, no, perché non ha fatto l'attacco da 100. Però sai che faccio? Gli tolgo 30. Così rimane a 100 precisi e nel caso anche ci dovesse uscire croce... Vabbè, buono. Buona tattica, Tube. Buona tattica. Vai, diamolo a lui. A te. Prego. Fortuna, raga. Abbiamo il coltello dalla parte del manico. Mi toglie 30 perché anche lui vuole fare la stessa cosa. Però in teoria non dovrebbe servirgli a nulla perché ha perso e io ho vinto. Tattica perfetta, eccezionale. Mamma mia, Tube. Mamma mia, tieni. Che tattica, signori. Croce, non posso attaccare al prossimo turno. Cazzo me ne frega, ho vinto. Mamma mia, ragazzi, che partita. Che partita. Incredibile, una tattica. C'ho una testa, raga, pazzesca. Abbiamo vinto 3. Si sta bloccando. Ecco qui, questo è l'obiettivo, raga. Metti KO 40 Pokémon. Buonasera. Mamma mia, che partita, signori. Una partita degna. Degna, bellissima. Guardate, abbiamo raggiunto un altro obiettivo, che sono i 330 lampi. 150, bam. E queste sono le prossime carte che potremmo vincere. Ma sinceramente parlando, raga, me ne fregavo un cazzo, cioè. Come promesso, il pack opening. Andiamo su... No, collezione. Eccoci qua. Allora, prodotti. Raga, vi faccio vedere come... Che cosa contengono questi forzieri mistici. Premiamo. 5 monete e una carta di merda. Apriamo un altro. Vai. Attenzione, 25. Questo è un buon... È un buon forziere. Mai tiena. E che cazzo è sta monnezza? Vai. Un sidra. Dai, mo li apriamo tutti, raga, i forzieri, dai. Aprine un altro. Oh, 5. E una carta nascosta. Che carte di merda. Ok, è l'ultimo forziere. 10 punti e una carta coperta. Malamar. Ce l'ho, fa cagare, ok. Oh, questo qui l'ho riscattato giusto ieri, raga, perché ho comprato sto pacchetto a Milano. E ce lo apriamo subito. Vai, fammi un po' vedere che ci dà. Plasma Storm, Ninja Storm, Ranger Go. Yeah. Tutti nuovi, giustamente, perché... Bella, energia plasma. Che fa? Questa carta fornisce energia, ok. Ole! Torterra! Voglio dire. Apriamo questo, vai. Scontro primordiale. Di sta collezione, regà, ne ho comprate veramente tante. Whiskash. Porca puttana! Regà, mi stanno venendo le lacrime. Un attimo che mi avvicino allo schermo. Devo fare la foto. Sempre per quel mio famoso amico. Questo gioco ho fatto flippare un altro amico. Quindi adesso la foto la devo inviare a due amici, mica uno. Vulcano Gaia, mamma mia, regà.
porca ma che bucio di culo. Questo che ho vinto fino a mo, regà. Di solito i pacchetti che uno vince contengono delle cose migliori, ecco, chiamiamole così. Madonna, regà, non posso ripensare. Grudun Mega. Madonna. Vai, vediamo un po' qua dentro che ci capita. Ma ancora Malamar. Vai, Eplum. Ah, però che cazzo è? Ah, ok, sì, normale. Ogni giocatore rimischia le carte che ha in mano proprio. Ma regà, questo è il top. Questo qua è, è un pacchetto top. Apriamone un altro. E poi basta, regà, perché veramente stiamo esagerando oggi in questo video. Porco zio, che bello! Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni Pokémon presente nella panchina di Dio. Cioè, regà! Scarta le prime 4 carte. Se fra queste ci sono carte energie assegnate, assegna l'appiacimento ai Pokémon. Top! Mamma mia, ragazzi, Entei. Mamma mia, ragazzi, che pacchi. Che pack opening, signori. Che pack opening. Apriamone 1-5. Che cazzo me ne frega. C'ho voglia di spacchetta come un matto. Mamma mia. Oh, Pelà! Dusk Noir. Vabbè. Di solito i pacchetti con 5 carte fanno cagare. Fratelli, una vittoria perfetta perché abbiamo usato una tattica incredibile. Abbiamo giocato con la testa oltre che con le carte. Un pack opening, concedetemi il termine, della Madonna, a mio avviso, perché Mega Grudun o Archeo Grudun, come cazzo si chiama, spacca veramente i maroni. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo cazzutissimo video, sempre qui su Pokémon con Tuberanza. Ciao!